nel settore grafico, della stampa, delle arti grafiche, del digitale, ci sono le mode, no? Cioè, ci sono a volte delle mode che partono come treni, no? Ci sono state, insomma, diverse mode che abbiamo attraversato, che magari può essere la stampa diretta sul tessuto o l'incisore laser, che magari in questo momento sono i due trend abbastanza modaioli. E vedo che queste attrezzature spesso vengono acquistate perché ci sono diverse installazioni magari in città, no? Quindi l'ha comprato Tizio, che è il tuo concorrente, l'ha comprato Caio, e quindi dice: anch'io la posso comprare, così quello che fa Caio lo faccio anch'io. Magari in maniera un po' semplicistica di ragionare, ma ecco, la metto in questi termini per essere veramente semplice. Io penso che bisogna comprare perché un'attrezzatura serve e non perché ce l'hanno tutti. Io ho visto tantissime attrezzature ferme perché ho comprato un po' di impulso, o perché magari costano 10.000 euro, il leasing viene 250 euro al mese, alla fine è una spesa piccola, lo compro così ce l'ho. Il danno è che quei 10.000 euro, se non vengono sfruttati appieno, non ti permettono di investire in altro. Inoltre, per ogni attrezzatura che arriva in azienda ci vuole un know-how, quindi un investimento di tempo. Bisogna che il tuo staff conosca bene questa macchina, e soprattutto chi vende in azienda deve conoscere bene quella macchina. Infatti non tutti gli incisori laser lavorano tanto o bene, non tutte le stampanti dirette vengono accese ogni giorno, c'è chi ha una bella copertina sopra perché non si accende da mesi. Le mode, i rappresentanti che vengono ti fanno vedere le cose belle, ti dicono: questa cosa c'è, la Tizio sta lavorando un sacco. Ecco, facciamo attenzione a questi processi mentali un po' che ti danno la voglia di investire per fare qualcosa di nuovo, di diverso, di poter vendere ai tuoi clienti, ma che in realtà non sempre va a buon fine. Quindi io sulle mode, ecco, sono sempre un po' pessimista, lo posso dire, perché vedo che non tutte le installazioni poi fruttano. È molto più bello invece fare un lavoro di analisi, vedere se quell'attrezzatura effettivamente può essere utile. Alla fine preferisco consigliarti di non comprare e non farti buttare soldi, invece che farti fare un investimento che poi ti torna indietro come un boomerang. Nel prossimo video parlerò di come sbloccare un'azienda che non arriva ai risultati che vorrebbe.